L'Assemblea regionale ha fatto qualcosa di storico e soprattutto con un tempismo assolutamente calzante, perché proprio nella giornata di ieri si è discussa, devo dire con un'ampia convergenza sia nella fase di calendarizzazione che di trattazione, di una mozione che chiedeva due punti: nel caso di condanna la grazia, ma non è stato necessario, invece nel caso di attività da parte del governo di farsi propositore a livello nazionale di una richiesta, quella di armonizzare, ossia depenalizzare e quindi evitare questi processi e queste terribili vicende che poi colpiscono direttamente persone che già di loro soffrono, depenalizzando quello che oggi viene considerato un reato, o forse non viene più considerato un reato, perché come diceva lei probabilmente questa sentenza farà giurisprudenza, di reato di autocoltivazione per persone che hanno la prescrizione e che hanno una malattia cronica rientrante nelle patologie previste dal decreto Lorenzin. È comunque una mozione che di fatto obbliga, possiamo dire così, il presidente e l'ARS tutta a dover prendere una decisione, a dover anche creare una norma. Allora, ieri diciamo il governo ha ben di buon grado assunto un impegno che ai fini della tutela della salute e del diritto a condurre una vita dignitosa si farà proponente di iniziative a livello nazionale affinché venga quantomeno depenalizzato questa tipologia di reato. E l'assessore Cordaro, che rappresentava il governo e che vorrei dire iscrivere all'interno del comitato Esistono i diritti, quindi il transpartito, si è creato una sorta di gruppo trasversale tra le varie aree politiche che porta avanti alcune questioni e che durante la finanziaria ha approvato proprio un articolo che ha visto l'apposizione della firma di tutti i deputati dell'Assemblea, che autorizza gli assessori regionali a procedere con le richieste di autorizzazioni per la coltivazione di cannabis terapeutica proprio qui in Sicilia. E quindi questa è un'ulteriore attività che si aggiunge. Dicevo, l'assessore Cordaro ieri ha parlato addirittura di legge voto, quindi il Parlamento potrebbe proporre una norma, scrivere una norma che poi chiaramente deve avere il passaggio nazionale, perché come sappiamo tutto quello che riguarda la giustizia è prerogativa dello Stato, ma la nostra regione si può fare proponente di una norma che poi deve essere trattata a livello nazionale. Quindi chiaramente siamo veramente i primi e stiamo procedendo nella direzione giusta. Quello che è importante per i cittadini comprendere che non bisogna buttarla in caciara. Qui si sta parlando esclusivamente di uso terapeutico, quindi nulla a che vedere con l'uso industriale col quale stiamo procedendo a fare una legge, quindi per valorizzare gli aspetti agricoli e industriali della canapa. Ma qui parliamo di uso terapeutico, ossia di un vero e proprio farmaco riconosciuto per le cure inserito nei livelli essenziali di assistenza, la cui produzione purtroppo ancora non è assolutamente sufficiente per poter curare le persone che, pur avendo una prescrizione, una malattia cronica, devono purtroppo arrabattarsi con il mercato nero oppure con l'autocoltivazione. Noi trovavamo decisamente e profondamente ingiusto che si potesse andare incontro ad una condanna quando il diritto prevalente è quello del benessere della persona e della salute della persona.